Buonasera, anche oggi non si registra nessun nuovo caso di Covid-19 a Terranova, però bisogna che richiami tutti, in particolar modo coloro che ancora prestano scarsa attenzione, purtroppo, a seguire le indicazioni che ci vengono ripetute quotidianamente. Ringrazio chi lo sta facendo e richiamo il resto che ancora non ha l'adeguata consapevolezza a farlo. Guardate, oggi l'Italia ha superato per numero di decessi la Cina, non è uno scherzo, è una situazione assolutamente drammatica. E dobbiamo evitare che accada quello che sta succedendo nel nord del nostro paese, dove il sistema sanitario, a causa dell'alto numero di contagiati, è sostanzialmente al collasso. Ci sono persone che, per essere curate, debbono essere trasferite in altri territori regionali. La polizia municipale, le forze dell'ordine, in condivisione alla prefettura, fanno controlli quotidiani, ma è impensabile che possa esserci un vigile per ciascuna persona. Quindi ognuno di noi deve sentirsi responsabile assumendo i comportamenti corretti per preservare se stessi e gli altri. Lo dobbiamo agli operatori sanitari che sono impegnati in questo momento a combattere il virus, lo dobbiamo a chi ancora oggi va a lavorare per garantirci i beni di prima necessità e lo dobbiamo anche alle nostre famiglie. Dobbiamo preservare i nostri nonni e le nostre nonne che sono i più esposti, ma il virus può avere potenzialmente effetti negativi per ciascuno di noi. Guardate che oggi non è altro che la fotografia dei comportamenti che abbiamo assunto qualche giorno fa, perché c'è un periodo di incubazione. Tra qualche giorno vedremo se abbiamo assunto i comportamenti corretti oggi. Il virus si prende purtroppo anche se si hanno le massime attenzioni. Immaginiamoci se non le prestiamo queste attenzioni. Quindi invito, vi prego, vi richiamo fermamente ad assumere comportamenti corretti per preservare l'intera comunità. È quello che oggi ci chiede Terranova e che ci chiede il Val d'Arno. Forza, perché c'è bisogno di ciascuno di noi. Mi raccomando, grazie.